Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. 2 giugno, Mattarella all'altare della patria, ha detto difficoltà mai sperimentate nella nostra storia, crisi non è terminata, servono unità e coesione. Poi visita Codogno, da qui riparte l'Italia del coraggio e della solidarietà, ha detto. Cerimonia senza la tradizionale parata nella festa della Repubblica. Il capo dello Stato si è poi recato in Lombardia, la prima città colpita dal coronavirus. Il messaggio ai prefetti, le istituzioni e i cittadini dovranno ancora confrontarsi a lungo con le sue conseguenze e con i traumi prodotti anche nelle dimensioni più intime della vita delle persone. E avverte, economia più esposta e vulnerabile ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. 2 giugno, folla e assembramenti. A Roma la manifestazione del centrodestra diventa un corteo senza regole. La manifestazione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia doveva essere simbolica con una presenza contingentata di appena 300 persone. Invece si è trasformata in un vero e proprio corteo con assembramenti, resse e centinaia di militanti e curiosi. La Meloni dice stiamo facendo del nostro meglio per metterla in sicurezza, ma vi segnalo che anche quando hanno fatto la manifestazione del 25 aprile non era in sicurezza. Salvini ha detto la mascherina ce l'ho, sono felice di sapere che i numeri dei contagi siano bassi. Marcucci attacca, dice che pena, se ne fregano dei sacrifici degli italiani, che pena. C'è un esposto De Verdi in procura. Gilet arancioni a Roma, poche mascherine e nessun distanziamento sociale al comizio di Pappalardo. La pandemia è una boiata, è stata detta. Dopo le denunce immediate a Milano, il comizio di Piazza del Popolo si fa segnalare per gli stessi motivi che a Piazza Duomo erano costato una denuncia al leader del movimento. È una manifestazione che viola praticamente tutte le norme anticontagio. Nessun distanziamento sociale, pochissime mascherine, la folla che si accalca. Attacchi al capo dello Stato e del governo. Generali, la cassaforte del risparmio degli italiani è di 60 miliardi di titoli di Stato nella battaglia tra Milano e Parigi su Mediobanca. È in corso un riassetto finanziario tra Francia e Italia che passa per Mediobanca, la quale, parafrasando le parole del suo fondatore Enrico Cuccia, non è nulla senza le generali. La posta in gioco è quindi il controllo della compagnia triestina che da sempre fa gola ai francesi di AXA. Floyd a Manhattan, saccheggi e vetrine spaccate, Trump minaccia uso all'esercito, gas lacrimogeni sui manifestanti pacifici per farlo sfilare con la Bibbia, 2 morti a Chicago. Il presidente minaccia di inviare l'esercito per fermare le proteste, alla Casa Bianca dispersi i cittadini con gas lacrimogeni e proiettili di gomma per consentire la passerella di Trump che si è diretto verso la vicina St. John's Episcopal Church e a favore di fotografi ha sventolato una Bibbia per poi tornare indietro. 4 agenti feriti a St. Louis, uno a Las Vegas e un altro a New York. È grave questo. A Manhattan, vetrine spaccate da Macy's, saccheggiato il Nike Store. Notizie da Napoli e dalla Campania. Violenza di genere, 5 arresti e 3 denunce nel napoletano. Continuano le operazioni pianificate dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli per il contrasto dei reati di violenza di genere e supporto alle vittime. 5 le persone arrestate, 3 invece quelle denunciate negli ultimi giorni. A Napoli, nel quartiere Pianure, i carabinieri hanno denunciato un uomo che ha aggredito la sua ex moglie minacciandola anche di morte. I carabinieri hanno ritirato cautelativamente le armi regolarmente dichiarate dell'uomo. I carabinieri di San Giorgio a Cremano hanno denunciato un 38enne di Ercolano per atti persecutori. L'uomo, nonostante sottoposto agli arresti domiciliari e con il braccialetto elettronico per lo stesso reato, non ha accettato la separazione della moglie e l'ha minacciata telefonicamente. Baia di Ieranto, spiaggia libera vietata, la Guardia Costiera allontana i bagnanti. I controlli dei militari della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto hanno messo in fuga questa mattina i bagnanti assiepati nella Baia di Ieranto. Nonostante il divieto di accesso alle spiagge libere in vigore nell'ambito del territorio di Massa Lubrense.
Notizie da Treviso e dal Veneto. Gara truccata da Cosa Nostra, scarcerato il fantino trevigiano, escluso il metodo mafioso, scagionato Mauro Parussati, il 25enne di Castelfranco Veneto, accusato di aver truccato una gara di trotto all'ippodromo di Modena nel 2018. Barzan al processo per omicidio, giovedì l'udienza preliminare, si terrà il 4 giugno, l'udienza preliminare davanti al giudice Piera De Stefani. Tra le accuse mosse al 23enne di Quinto di Treviso c'è omicidio volontario, violenza sessuale e stalking. Malattia incurabile, il sorriso di mamma Ada si spegne a soli 48 anni. Ada Pietro Giacomi, residente a Oderzo, lascia il marito Diego e l'amato figlio Leonardo di soli 17 anni. Lo scorso dicembre le era stato diagnosticato un tumore. Mercoledì ci saranno i funerali. Finisce oltre il guardrail con la moto, 41enne trevigiano si rompe il femore. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 1 giugno a Querovas, in provincia di Belluno. Motociclista originario di San Fiore è finito in una scarpata. Cintura nera e insegnante di karate, il maestro Bertuola muore a 55 anni. Il 55enne Renato Bertuola, cintura nera secondo Dan, istruttore di karate, era persona molto nota a Trevignano. Fatale per lui lo schianto contro un cantiere della Pedemontana. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Annullata l'edizione 2020 del rally del Friuli Venezia Giulia, slitta al 2021 l'appuntamento previsto per il 29 e 30 agosto con la classica Alpi Orientali, che avrà le stesse validità. La scuderia Friuli AQ comunica che ha deciso di rinviare di un anno la disputa della 56esima edizione del rally del Friuli Venezia Giulia, 25esimo rally Alpi Orientali Historic, prevista per il 29 e 30 agosto, la quale quest'anno avrebbe dovuto ospitare i protagonisti del campionato italiano WRC, oltre a quelli del tricolore, per vetture storiche della Mitropa Rally Cup e della Central European Zone. Ai giovedì del patto si parla di montagna friulana, diretta a Facebook il 4 giugno alle 21 con Franco Corleone e Michele Nardelli. Si parlerà della montagna friulana tra problemi e prospettive di sviluppo nel quinto appuntamento dei giovedì del patto, insomma la serie di eventi online settimanali organizzati dal patto per l'autonomia per contribuire al dibattito sulla ripresa post-Covid-19 e dialogando con ospiti illustri in stretta interazione con il pubblico della rete. Spesa solidale con Croce Rossa ed Spar, sabato 6 giugno in 47 punti vendita si potranno aiutare le famiglie in difficoltà, un piccolo gesto, una grande occasione di aiuto. La Croce Rossa italiana del Friuli Venezia Giulia promuove in collaborazione con 47 punti vendita del gruppo Aspiag, che sarebbe Despar, Interspar ed Eurospar, una giornata per la raccolta di alimenti e prodotti per l'igiene da distribuire nella regione alle migliaia di persone in difficoltà. 14.208 assistiti nel 2019, a cui negli ultimi tre mesi si sono aggiunti ulteriori 3.552 assistiti. Tutti con il naso all'insù per l'arcobaleno circolare, il fenomeno ottico ha incantato i turisti presenti nell'arenile di Lignano Sabbiadoro. Tutti con il naso all'insù, quindi, a Lignano Sabbiadoro. Intorno a mezzogiorno il sole appariva nella bassa friulana circondata da un alone in particolare raro arcobaleno concentrico, conosciuto anche come arco di ghiaccio, nimbo o aureola. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa e studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.